imbroglia semmai, che ne so, non dico frequenta meno, ma che diciamo non può frequentare normalmente come una persona, diciamo, senza scorta, senza. Oppure, non lo so, è un modo per far conoscere meglio se stesso e quindi per presentarsi come una persona normale, come è giusto che sia appunto un giudice e un qualsiasi cittadino italiano. Come dovremmo leggere quella parte del libro? Ma per la verità, non lo so, perché ci sono ancora domande a cui non introspettiva, alle quali è difficile rispondere. Io so soltanto che ho avvertito questa esigenza di raccontarmi anche in prima persona. Credo, immagino che la ragione sia legata al fatto, questo sì, questo sono certo, di avvertire l'esigenza di tracciare un bilancio. Era anche, sapevo che sarei andato in Guatemala per un periodo che non si prevedeva breve inizialmente, poi c'è stata appunto la politica venuta dopo, e per cui è un libro intitolato e dedicato a Palermo, che è stato un po' tutta la mia vita. Io ho vissuto tutta la mia vita a Palermo, sono nato, io ho vissuto, studiato e ho fatto il magistrato a Palermo, tranne quella breve parentesi di pochi anni di Marsala, insomma a 100 km da Palermo, che mi si era allontanato granché. E quindi nel momento in cui stavo per fare invece una scelta di allontanamento dalla città, andando dall'altra parte del mondo per l'incarico delle Nazioni Unite, quindi un libro dedicato a Palermo, ma dedicato anche a me. Dentro Palermo era un addio, diciamo, un arrivederci, diciamo meglio, a Palermo, per cui mi sembrava giusto anche raccontarmi un po' a Allora, io farò un'ultima domanda, perché poi mi piacerebbe che il dottor Ingroia possa interagire con alcuni di voi, poi vabbè ce n'è una ultimissima che la lascio proprio alla fine del nostro incontro. Quest'ultima domanda che faccio è vabbè proprio prettamente politica, anche perché insomma non possiamo andarcene di qui stasera e insomma non sapere che cosa poi pensa il dottor Ingroia del momento in cui stiamo vivendo. Un momento che secondo me, voglio dire, è veramente decisivo per le sorti della sinistra italiana. Un momento in cui c'è un partito, il PD, che è letteralmente imploso, di cui io personalmente, veramente in questo momento, non riesco ancora a vedere quali possano essere i percorsi, i traguardi, se verranno raggiunti dei traguardi. Allora io le lancio questa mini provocazione, dico, io stavo pensando, sono scritto qui un po' di nomi di politici, stavo pensando che si potrebbe creare in Italia un bel partito della sinistra, col dottor Ingroia, poi avevo scritto SEL, vabbè, chiaramente Nichi Vendola, un po' a tutti i dirigenti nazionali di SEL, e ho pensato ad una parte considerevole, quasi maggioritaria del PD. Le dico alcuni nomi, giusto per far capire. Anche questo non so. Le dico alcuni nomi per far capire un po' a che PD sto pensando. Penso a un Crocetta, penso a una Capacchione, penso a un Veltroni, penso. Poi ne parliamo. Poi penso a un Civati, una Puppato, una Serracchiani, un Casson, una Moretti. E poi, ovviamente, tutti quei cittadini che tutti i santi giorni. Eh sì, ho dimenticato il parking, infatti, sì. E tutti quei cittadini che tutti i santi giorni fanno attività con le varie associazioni. Ho pensato a Libera, alla Lega Ambiente, all'ARCE, il cosiddetto Popolo Viola, Emergency, Amnesty. Insomma, un po' di persone che ci credono proprio ciecamente. Un po' di persone, giudice, guardi. È chiaro che questo discorso non devo farlo a lei perché, a finire, certo, non è assolutamente né dirigente del PD, né tantomeno ultimamente, anzi, non ha mai condiviso ovviamente nessuna esperienza politica con il PD. Però le posso garantire, perché è un mondo che, insomma, almeno qui a Molfetta io personalmente conosco abbastanza, ci sono tantissimi militanti del PD. Noi Che non la siamo qui pensano. in una campagna elettorale amministrativa Abbiamo l'elezione del che sindaco.
quotidianamente perdono tempo, che poi non è ovviamente una perdita di tempo, spendono soldi, credono ancora in ideali, credono nella possibilità di cambiare l'Italia. Che è un aggravante per un gruppo dirigente. E che è un aggravante per un gruppo dirigente. No, no, su questo siamo d'accordo, ma tanto, Giulio, parliamo del canale, come la vedo io, il prossimo congresso, insomma, dovrà necessariamente chiarire una serie di cose. Anche perché se non le chiarisse, ripeto, il partito imploderebbe e perderebbe proprio il rapporto con la base. Lei pensa che sia oggettivamente possibile la formazione di questo tipo di forza dalla sinistra? Ma possibile sì, e non solo possibile, ma io credo che chi crede in un progetto di cambiamento del paese, che sia un progetto di cambiamento non declamato a parole ma da realizzare poi nei fatti, quindi con un progetto anche di governare questo processo di cambiamento, c'è non solo la possibilità, ma c'è il dovere di chi ci crede di mettersi a disposizione del progetto del genere. E per quello, diciamo, che mi riguarda, a prescindere dalle vicissitudini specifiche, Aosta, TAR, CSM, eccetera, eccetera, ma rispetto al progetto politico che non è abbandonato, ma che prosegue, il progetto politico al quale ho lavorato, direi, dall'indomani dell'esito elettorale deludente, è proprio questo, nel senso che ho ricostruito un movimento politico nuovo, questo movimento politico che si chiama Azione Civile, che è nato, come dire, dalle ceneri di Rivoluzione Civile. Azione Civile come movimento civico puro, però non è e non vuole essere un movimentino minoritario che si aggiunge ai tanti movimenti e partiti dell'arcipelago della sinistra, ma abbiamo l'ambizione di lanciare un progetto vero, vero, non per mettere il cappello sopra l'idea, ma un progetto di apertura, di disponibilità, di creazione del presupposto perché in quest'area che va certamente, io sono d'accordo con lei, la grande maggioranza della base del PD, non la grande maggioranza dei dirigenti del PD, la grande maggioranza della base del PD, rappresentata da una sparuta minoranza dei dirigenti del PD, crede in un progetto di questo genere. Crede certamente la grande base di SEL, non so fino a che punto i dirigenti di SEL non abbiano invece soltanto tentazione di egemonico, diciamo, rispetto a questo progetto. E io credo anche che una parte non secondaria dell'elettorato e della base del Movimento 5 Stelle sia anche recuperabile un ragionamento del genere, nella costruzione appunto di un'area, di un processo di cambiamento, nel quale però ciascun leader piccolo grande ha affermato che ritiene di aver vinto le elezioni o che ha perso le ultime elezioni, deve mettersi a disposizione del progetto, senza personalismi e liberismi. E allora, ne ha fatto dei nomi, io credo che ce ne sono altri, appunto dicevo Fabrizio Barca, certamente, Sergio Cofferati può essere certamente anche un altro, molta società civile si può e si deve recuperare, io mi auguro che ci possano essere anche parti dinamiche del sindacato che si mettono a disposizione di questo progetto, penso a Maurizio Landini, penso a pezzi della firma, allora tutto questo però lo si può fare anche individuando figure di riferimento nazionale rispetto al quale sia comprensibile una disponibilità. E in questo momento, per ragioni obiettive, la figura di riferimento c'è pure, perché è Stefano Rodotà. Stefano Rodotà, che certamente sarebbe stato il miglior Presidente della Repubblica possibile nel
recuperare la richiesta di cambiamento che veniva da queste elezioni. Stefano Rodotà, secondo me, e dalle sue ultime dichiarazioni mi sono parse sintomatiche di una disponibilità a mettersi al servizio di questo progetto. Io credo che questo progetto si possa costruire su questo. Io il movimento che ho fondato si metterà sicuramente a disposizione, ed è l'unica, diciamo, scommessa politica che vale la pena, sulla quale impegnarsi nei prossimi